Allora, partiamo dalla ribellione di Rossi, visto che si parla di mondiali. Oggi è assente Stefano Brandini per lavoro, improvvisamente. Per lavoro, improvvisamente. È venuto a mancare improvvisamente per lavoro. Per impegni di lavoro. Vabbè. Allora, Maurizio, questa ribellione di Rossi, che tra l'altro ha twittato, lo sai, tre messaggi nei quali dice: non è vero che sono fuori forma, guardate i test. Ma vista la partita di si sabato, parte già con le polemiche. Vabbè, normale. Vista la partita di sabato, fuori forma sinceramente non mi è sembrato, però obiettivamente devo dare ragione in questo caso a Prandelli. Ho visto che nei contrasti c'è, ha una certa paura, ha una certa titubanza, ha avuto un infortunio grave, non è il primo, e quindi il discorso che al mondiale bisogna portare gente al massimo della forma può anche giustificare questa esclusione, diciamo, ecco. Poi si è fatto male Montolivo, ma ora Montolivo dispiace personalmente per Montolivo, perché è un giocatore fa il mondiale, ma sembra che si è fatto male Pelé. Insomma, Montolivo per l'Italia non è Pelé. Ci abbiamo Parolo, ci abbiamo Verratti, che forse è anche più forte, quindi insomma. Che squadra gioca Verratti? Verratti gioca nel Paris Saint-Germain. Lo conosci Verratti? Verratti lo voleva prendere la Juventus 2 anni fa, purtroppo non l'ha preso. Quanto stavo dicendo, gli piace perché lo doveva prendere la Juve, no? Se ne avete Guarini, è stata bravo, casa. Questa ha ragione. Le altre esclusioni, secondo me, sono giustificate. Prandelli non ha diciamo, i favori della critica per questo mondiale, perché sicuramente sarà diciamo mondiale in salita, però alcuni giocatori giovani interessanti ce li ha, perché Immobile, Insigne, Verratti stesso, De Sciglio, Darmian, è una squadra che ha diverse alternative, potrebbe fare anche bene. Speriamo, perché il primo test è insomma l'Inghilterra, è un test tosto. Sì, contro l'Irlanda, che però è una squadra che non aveva niente da contro chiedere. L'Inghilterra. No, pensavo. No, te già sei mondiale, io guardavo. Lo so. Come si fa a fare le domande a uno che non capisce manco di che parte? Ma sai che sabato ho giocato l'amichevole con l'Irlanda, sì. In Inghilterra o no? Sì. Scusa, esatto, io ero già partito con l'Inghilterra, è un match tosto. Sì, si sta per chiudere, ha detto. Bravo. Come sì. Bravo? Chiudi, poi dopo chiudi. Che ci sta nel girone, dato che sei simpatico, no? Oltre l'Inghilterra, che c'è nel girone d'Italia? Il problema non è quello che sta nel girone, è quello che sta nel capo. No, no, nel girone chi c'è? Ma chi se c'è? La prossima settimana di che cazzo si parla? C'è l'Inghilterra, poi dai, un'altra sì, squadra. Non le sa non sa neanche l'Uruguay e Costa Rica, niente, un'altra gente. Buongiorno.